Benvenute ragazze, eccovi ritornata con un nuovo video e oggi volevo mostrarvi i piccoli omaggi e i piccoli acquisti che ho fatto durante questo Cosmoprof 2015. Era la prima volta che andavo al Cosmoprof ed era la prima volta che andavo a Bologna, quindi sono stata veramente super emozionata, super entusiasta, sia di incontrare ragazze che non avevo mai visto come Gaia, Chiara, Annalisa Superstar, che secondo me è veramente un portento, e poi ho rincontrato Fatima. Quindi nulla, vi mostro appunto quello che mi hanno gentilmente omaggiato le aziende e anche qualcosina che ho comprato io, ma veramente molto molto poco. Sono stata veramente molto contenta di andare a questo Cosmoprof, personalmente mi è piaciuto tantissimo, era la prima volta appunto che andavo e quindi sono stata veramente molto contenta. Purtroppo non ho avuto il tempo materiale di girare tantissimo perché sono stata all'incirca 2-3 ore più o meno, e quindi tantissimi stand non sono riuscita materialmente a appunto a visitarli. Passiamo subito al video e vi mostro subito quello che appunto mi hanno gentilmente regalato e qualcosina che ho comprato. La prima cosa che vi faccio vedere è questa pochettina qui di Diva. Allora, in questo video vi renderete conto che io e Fatima abbiamo praticamente ricevuto le stesse cose, ma questo è appunto questa pochettina di Fria. Io ho già avuto modo di collaborare tempo fa con Fria, ho ricevuto un pacco enorme, quindi ho avuto la possibilità di provare tanti dei loro prodotti. Queste però sono delle novità e trovate praticamente tre diverse confezioni: delle salviettine struccanti, una maschera idratante e delle salviettine intime che ho già messo in borsa. Quindi la pochettina è veramente molto carina. Questa appunto, a quanto ho capito, la davano anche a chi non era né blogger né youtuber, quindi la davano tranquillamente a chi richiedeva comunque dei campioncini omaggio, e sono stati veramente molto carini. Una curiosità che voglio dirvi è che io penso di essere stata l'unica in questo Cosmoprof a non avere i bigliettini da visita, quindi è stato tipo un po' un parto, perché per dare i miei contatti all'azienda o dovevo scriverli su un pezzo di carta, ho compilato un'azienda mi ha fatto compilare un modulo. Sono stati veramente molto carini, mi hanno fatto compilare un modulo, comunque mi hanno dato tutti quanti i loro contatti, i loro bigliettini da visita, quindi almeno va bene così. Poi sono stata allo stand di BB Cream Italia, sono stata praticamente ultimo, stava praticamente chiudendo, e mi hanno praticamente omaggiato di questa matita veramente molto lunga di Giordana, e in più ci sono due campioncini che ancora non ho avuto modo di provare e di vedere. Quindi questa qui, in seguito a un acquisto che appunto ho fatto al loro stand, ho praticamente preso tre cose. Avevano la Makeup Revolution, purtroppo la maggior parte delle tinte erano esaurite, quindi sono riuscita ad accalappiarmene solamente due al costo di 2 euro l'uno. Calcolate che io volevo già fare un ordine online veramente da tanto tempo, ma costano di più se non sbaglio sul sito, quindi veramente un affare. Ho preso questa qui scurissima che volevo veramente da un po', perché vedendo gli swatch su internet mi sembra praticamente il dupe quasi identico di Anastasia Beverly Hills nella colorazione Potion, quindi quelle tinte, bellissima. Allora, questa qui è la Black Velvet Black Heart, bellissima. Allora, dallo stick, comunque dalla confezione, sembra diciamo un prugna molto scuro, in realtà quando l'ho andata ad applicare sulle labbra è quasi nero. Calcolate che l'avevo messa ieri con un trucco tipo sul marrone, molto molto bello, quindi vorrei riprodurvi, ho l'intenzione di riprodurvi questo trucco a breve. Calcolate che però appena mi sono messa in macchina Mario categoricamente me l'ha fatta togliere. In più ho preso quest'altra, che è quella che mi vedete indossare, sarebbe la You Took My Love, questo fucsia, veramente molto bello. Allora, calcolate che in pratica è la prima volta che lo utilizzo, quindi vedremo anche la durata e la resa nel corso delle ore. Altra cosa che ho preso è questo blush che volevo già da tantissimo tempo, ed è il Blushing Heart. Di questo me ne sono innamorata guardando i video di Brunella, quindi l'ho Brunella che ho avuto anche il modo di conoscere al Cosmoprof, ti mando un grosso bacio, anche lei tipo le sono saltata addosso praticamente. Ed è appunto questo, è il Sony Dupe per quanto riguarda la confezione, per così dire, dei celeberrimi Too Faced. Ed è appunto questo, ho preso questo blush sul rosa, e questo se non sbaglio lo avrà pagato sui 5 euro probabilmente, o anche qualcosa in meno. Quindi questi sono stati in realtà gli unici acquisti che ho praticamente fatto. Passiamo invece ancora agli omaggi, sono stata appunto allo stand di Divage. Divage appunto è un nuovo marchio che appunto sta approdando piano piano qui su YouTube, per così dire, e appunto sono stati veramente molto felici perché amano tantissimo il mondo di noi youtuber.
cosa che non tutte le aziende amano, insomma, e ci hanno omaggiato, a me e anche a Fatima, di questa pochettina qui, veramente molto carina. Veramente la ragazza che era lì allo stand di Vage è stata, secondo me, super carina e super gentile. Poi sono stata allo stand di Evan Garden, anche loro super disponibili, e mi hanno omaggiato appunto di questo ombrettino. Questo si chiama, anzi no, è il numero 203, ed è questo color doratino bronzato, molto bello. Secondo me in estate sarà veramente molto carino. Questo, poi ovviamente miliardi di campioncini. Allora, questo è stato appunto, diciamo, il mio piccolo bottino del Cosmoprof. La piccola curiosità è che sono stata appunto con Fatima a girare nei vari padiglioni dedicate appunto ai capelli. Lei, come sapete, appunto è una parrucchiere, quindi sono andata un po' con lei ad esplorare questo mondo. Sono stata tipo accalappiata dai suoi amici per fare i capelli. Mi hanno fatto appunto i boccoli con due piastre diverse. Calcolate che i miei capelli sono un po' dannati perché sono così lisci, come li vedete, e quindi difficilmente riescono a mantenere una piega mossa. Nulla, quindi, questi qui erano i miei piccoli omaggi, acquistini fatti al Cosmoprof. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao fatine!